Ragazzi, buongiorno a tutti, come andiamo? Oggi primo video con la nuova Sony A7 IV. Voglio un po' sperimentare come va questa camera. Allora, per adesso ho messo tutto in automatico, cosa che non giro mai in automatico, però per fare questi vlog o comunque per riprendere un po' in giro tra luci e ombre ho preferito lasciare tutto in automatico e capire un po' la camera come si comporta anche in automatico. Non ho messo filtri, non ho messo nulla, non ho cambiato profilo colore, quindi vediamo un po' come va e come se la cava anche in automatico tra lo switch tra luci, ombre, anche per quanto riguarda la messa a fuoco, anche per quanto riguarda un po' lo sfocato di fondo. Vediamo un po' come gestisce lo shutter e l'F. A un livello di focale sono sempre sul 4.0, quindi come paro alla lente. Sotto di 4 purtroppo questa qui non va. Sto girando col 16:35 e adesso sto girando in 4K a 60 frame per secondo, così vi rendete conto la visuale quant'è a 16 mm. Perché ve lo dico? Perché questa camera va bene in tante cose, ma purtroppo ha un piccolo neo solamente, che in 4K a 60 frame ha un crop abbastanza anche delle volte importante, però se comunque ci fate l'abitudine con un 16 mm andate a recuperare. Invece poi quando andiamo a girare a 24 frame per secondo, beh, chiaramente lì la cosa è differente perché non ha il crop, quindi ha tutto sensore e chiaramente abbiamo un angolo molto più ampio. Dovrebbe essere pari diciamo questo suo 16 mm quasi a un 24 circa. Adesso non sto più a fare il calcolo a mente, però diciamo che siamo lì. Comunque adesso oggi vedremo un po' tutto. Vi porterò in giro per Miami. In primis faremo la prima tappa a Villa Vizcaya, se non vado errato il nome. Adesso vi faremo vedere perché è una villa rinomata con tutto un giardino all'italiana dentro, quindi ci faremo un giro. E poi faremo un giro anche durante la giornata in altre zone sempre molto interessanti che volevamo visitare da un po', ma poi non l'abbiamo mai fatto. E nel frattempo però vi dico anche un po' come va questa camera, come si comporta. Attualmente sto sfruttando il Rode Micro, non ho messo il direzionale Sony perché in alcuni casi, se devo parlare dietro con questa qui, bene o male è piccoletto, poi non lo devo smontare, e adesso sto utilizzando solamente il mio braccio come estensione, quindi non ho il tripod, seppur ce l'ho qui dietro con me, però adesso per capire un attimo se abbraccio così senza nessun supporto quanto riesce ad arrivare l'angolo e come si riesce, diciamo, a riprendersi da soli. Comunque una cosa comodissima, ragazzi, è il display. Io con la 7.3 non ero abituato ed è veramente una mano santa. Però dato che adesso sta arrivando l'Uber, che l'abbiamo chiamato, direi adesso di entrare in macchina e andare subito a questa villa. Andiamo a vedere un po' com'è. Ragazzi, arrivati a Villa Vizcaya. Comunque, al contrario di quanto dicono all'ingresso del cartello, i biglietti si possono fare anche qui, non obbligatoriamente solamente online. Ma guardate qui che bello intorno, guardate qui dai lati, molto molto belle, molto caratteristiche tutte queste fontane che poi corrono lungo tutta questa parte, guardate, fino lì giù. Oh, in questo caso, parlando anche invece della Sony, di questa A7 IV, potete anche notare la stabilizzazione. Contate che io adesso non sto utilizzando gimbal, niente, solamente a mano libera, anzi anche solamente con una mano, neanche con due. La cosa molto comoda di questa camera è, adesso ve la giro, che prima di tutto, vabbè, il display come ho detto prima non ha prezzo, ma poi è molto comoda la presa, ha un grip molto più profondo rispetto alla 7.3, rispetto ad altre camere, e devo dire che fa una grande differenza, perché quando la utilizzate a mano nuda, a mano libera, senza un gimbal, senza un treppiedi, niente, adesso avete l'impugnatura che è un pochino più profonda, un pochino più ferma, e anche con ottiche più lunghe, 24-105 o altre, devo dire che si sbilancia molto meno, e questa qui è una cosa importantissima, è una cosa che sto apprezzando davvero tanto. Comunque adesso, a parte aperte e chiuse parentesi sulla camera, continuiamo a vedere questa villa all'ingresso, perché devo dire che è molto molto bella. Ed ecco anche gli ascensori di una volta, ragazzi.
Molto bello comunque, molto elegante, anche se un po' chiaramente piccolino. E abbiamo scoperto che questo affare qui, alto, è un testa spezie. In pratica loro andavano a tritare le spezie qui dentro, prima poi le testavano e le assaggiavano prima di portarle al tavolo. Siamo usciti nella parte esterna, ma guardate quanto è bello anche questa parte. Chiaramente dipende molto l'architettura europea, soprattutto quella italiana. Guardate anche laggiù che bello il chiosco col ponticello. E poi invece da questa parte abbiamo tutto il retro della villa, con purtroppo questo padiglione, questo tendone che non è proprio il massimo, però comunque vabbè, ci deve stare. Penso che ci sia stato qualche evento, per altri tipi di eventi, altre cose, hanno dovuto coprire questa parte esterna. Comunque è molto molto bella questa faccia qui dietro. Ragazzi, ecco quello che vi dicevo, la presa. Guardate qui, io ho la mano grande, come riesco ad andare molto più dentro qui su questa A7.4 rispetto alla A7.3, ed è una cosa fantastica perché anche con obiettivi più grandi riuscite sempre a bilanciare, avete maggiore stabilizzazione con la mano e riuscite sempre ad arrivare qua col pollice un po' a tutti i comandi. Questa devo dire è stata una delle più belle implementazioni a livello di design, da loro di corpo, per non parlare anche degli sportellini laterali che adesso si aprono in questa maniera. L'avete visto anche nell'unboxing su Instagram, penso, che devo dire molto molto meglio. Poi per gli sportellini che si aprono lateralmente, secondo me sono molto più solidi, va. Qui lati li vedevo un po' più lenti e sempre lì in fase di rottura. E devo dire, la camera comunque in generale è fatta molto molto bene come corpo. E anche qui in villa non possono mancare le iguane, ragazzi. Impressionante questa quanto è grande. E come spuntino snack di mezza mattinata, ma nemmeno, anzi siamo alle 2 al posto del pranzo, muffin al cioccolato e due caffè americani. Io poi me lo faccio sempre macchiare con un po' di latte freddo in modo che si raffredda un attimo. Ma guardate qui anche quanto è bello questo spazio all'esterno, con tutti quei tavolini sempre immersi in mezzo al verde. Molto bella comunque, esternamente molto bella, internamente beh, diciamo un po' più classica, beh, ci sta però. Ragazzi, spuntino fatto, finito, adesso si continua il giro di questa villa che non pensavamo, ma è abbastanza grande nella parte esterna, e al tempo stesso però sto continuando a provare questa camera e vi posso dire, mi piace e mi sta piacendo sotto tanti aspetti. Soprattutto va molto meglio in automatico, so che delle volte non si deve dire in automatico, però delle volte quando si fa dei vlog del genere preferisco in automatico senza stare poi a ritoccare tutto. Va molto meglio rispetto alla 7.3 per come riesce a bilanciare i colori, la luminosità, la temperatura, anche per come riesce a controllare le zone in ombra e le zone in luce. Per esempio, ecco, proprio adesso siamo passati da una zona in luce totalmente illuminata alla zona in ombra, comunque si comporta bene e non va del tutto delle volte a sovraesporre lo sfondo. Poi in alcuni casi è chiaro, si deve sovraesporre per riuscire a illuminare. Poi si può lavorare anche in post, però comunque lavora bene, si comporta bene e mi piace. Anche in 4K, come sto girando adesso, comunque il crop c'è, ma non è pesante da gestire. Anche quando vogliamo, non so, parlare alla camera così, abbiamo solamente, diciamo, l'estensione del braccio, la lunghezza del braccio, e non abbiamo altri tipi di supporti, comunque si riesce a gestire bene. Sempre però in questa maniera, a 16 mm, vi faccio vedere una cosa. Qui invece siamo a 20 mm e vedete, già così è molto molto stretto. Era una cosa che vi volevo far vedere. Quando siamo arrivati, arriviamo a 24, aspettate,
questo è 24, vedete, alla lunghezza del mio braccio, che sono una 50-60 cm circa, 50, vedete come siete molto stretti. Vi consiglio, se usate il 4K a 60 frame, di direttamente utilizzarlo così. Però poi il 60 fps 4K secondo me è molto comodo per lavoro, per chi necessita di fare video e di rallentarli in post-produzione, quindi quando siamo dietro la camera e non davanti, secondo me diventa decisamente molto molto utile per poter poi andare non solo a stabilizzare ma anche a rallentare il video in post. E senza far contare che questa qui, rispetto alla 7.3, cosa che ancora devo provare, gira a 120 fps in full HD. Quella è una funzione decisamente molto molto comoda, molto utile. Se anche in quel caso volete fare qualche video particolare differente, è chiaro che lì vi potete sfiziare a rallentare il tutto tanto. E oltre a questo vi voglio anche far notare la stabilizzazione. Adesso poi io sto riprendendo tutto a mano libera, non ho gimbal, non ho niente, ho solo il tripode che nemmeno l'ho utilizzato, ma tutto quello che state vedendo fino ad adesso e che avete visto, ma anche adesso, lo sto riprendendo a mano libera, quindi poi vediamo un attimo come esce, ma penso che sia molto più stabilizzata rispetto anche alla 7.3. Comunque adesso continuiamo il giro e ci facciamo quest'altra parte della villa. Comunque ragazzi, sono impressionanti le piante che troviamo qui come vegetazione. Anche in questo caso ci sono delle piante di questo genere che sono davvero enormi, ma sono veramente molto molto belle. E poi troviamo anche questa, si chiama Ferce al corna d'alce. È veramente impressionante quanto è grande. Questa solitamente da noi sono piccole, una 15-20 cm, si mettono dentro i vasetti, ma guardate qua. Io da vicino non riesco nemmeno a prenderlo col grandangolo ed è veramente bellissimo. Per farvi vedere e per goderci questo bellissimo giardino qui dietro di questa villa, questo è il classico giardino all'italiano di cui vi parlavo all'inizio, vi volevo anche parlare adesso, vi volevo far vedere quando andiamo a utilizzare invece il tripod, dato che fino ad ora l'ho fatto tutto a mano senza nessun altro tipo di supporto. Guardate qui quanto ci riusciamo a allontanare, questo sempre in 4K 60 frame con il 16 mm. Qui in effetti, avendo un tripod che ci si riesce a allontanare un pochino di più, quei 10-15 cm in più, è chiaro che siamo molto più comodi all'interno dell'immagine. Poi avendo il display lì da un lato è una cosa comodissima, però comunque in caso di post produzione che dovete tagliare, croppare o anche dare una migliore stabilizzazione, è chiaro che con un tripod, vi allungate un pochino, vi allargate un pochino l'angolo, è chiaro che ci si riesce molto molto meglio. Devo dire, in questa situazione è davvero ottimo, è un'ottima, diciamo, combinata tripod e il 4K 60 frame per secondo. Così invece ragazzi è il 16 mm ma a 24 frame per secondo, sempre in 4K, e state vedendo come si allarga decisamente molto di più senza crop, chiaramente ancora utilizzando il tripod, quindi ben differente dal non utilizzarlo, quindi avere solamente l'estensione del braccio. In questo caso, beh ragazzi, ci siete più che abbondantemente dentro, potete croppare quello che volete, anzi vi direi, se lo utilizzate al 24 frame per secondo e non 60, potete anche tranquillamente arrivare a 20-24 mm, comunque ci siete sempre all'interno, tanto per farvi rendere conto di come sono le proporzioni e qual è l'angolo. Se con questo genere di, diciamo, di abbinata tripod e 24 frame per secondo col 4K, potete anche tranquillamente utilizzare il 24-105 anziché un 16-35, quindi meno grandangolare, perché comunque capite bene che ci siete molto molto bene all'interno. Devo dire che questa qui è una di quelle combinazioni che sì, ok, non vi permette di utilizzare, di rallentare tanto il video, però comunque riuscite tranquillamente a fare qualsiasi tipo di vlog e anche far vedere tutto il, diciamo, lo sfondo, no? Il background in qualsiasi immagine. Questo video secondo me è una delle migliori anche combinate se volete avere un video un pochino più ampio e volete anche avere grande spazio per crop, eventuali zoom direttamente in post produzione. Ragazzi, si continua a girare questo giardino, questo parco, ma immenso, ed guardate che bello, che figato, il labirinto basso, un mini labirinto posto qui al centro di questo giardino, ma è veramente bello, eh? Anche perché, se non sbaglio, è una caratteristica del giardino all'italiana anche il labirinto, e lì abbiamo la nostra, diciamo, esperta, visto che è un architetto del paesaggio. E quindi guardate qui quanto è figato questa parte, simpatica, eh? Bella, poi molto curata.
finito il tour, ragazzi, di questa villa di Scaglia. Beh, vi devo dire, bella, interessante. Se venite a Miami è un altro punto che vi consiglio di farci un salto e di visitarla. Anche perché pensavamo che fosse più piccola, invece devo dire che ci ha occupato diverse ore della giornata. Abbiamo passato almeno 4 ore qui dentro, quindi è abbastanza grande. Non tanto l'interno, ma quanto l'esterno, il giardino, il parco è davvero molto bello. Questa qui che vedete qui alle spalle è l'ingresso principale dalla quale siamo entrati e da questa parte invece potete vedere proprio l'ingresso dove arrivate, quella lì è la biglietteria e tutta questa serie poi di a destra e a sinistra abbiamo questo muretto con tutte queste fontane davvero molto molto belle, comunque molto curate. Comunque adesso ci rispostiamo verso un'altra parte di Miami, ve la volevo far vedere così andiamo un po' anche a concludere questa giornata e andiamo un po' a vedere le conclusioni di questa A74, anche se poi questa qui non volesse una recensione, ma più bensì un'anteprima, un primo utilizzo, va, un primo approccio a questa macchina. Poi vi spiegherò e fatemi sapere se interessati, una recensione completa, vi spiegherò un po' tutte le caratteristiche e tutti i pro e i contro di questa macchina, però fatemi sapere se interessati, altrimenti se già ne avete viste tanti, ok, non la porto e saltiamo a qualche altro video. Ragazzi, arrivati a Coral Gable. Adesso sto utilizzando il microfono direzionale quasi da dietro e vi ho portato a questo Coral Gable, che è un altro quartiere che forse già avete visto, ma volevo farvi vedere un'altra zona perché è davvero molto bella e caratteristica, è ben differente da tutte le altre zone di Miami che ho fatto vedere fino ad oggi. Comunque ragazzi, l'altra cosa di cui vi volevo parlare di questa 7.4 riguardo il design, il corpo proprio e la forma rispetto alla 7.3 è anche il riposizionamento di alcuni pulsanti che secondo me hanno migliorato tantissimo l'utilizzabilità, l'utilizzo proprio a livello quotidiano. In primis il pulsante REC, finalmente è stato messo qui sopra, una cosa che ho apprezzato tantissimo rispetto alla 7.3 per chi viene come me dalla 7.3 che ce l'avevamo qui a fianco al Merino, che era veramente scomodo perché era una macchina che era stata pensata secondo me solamente in particolar modo per le foto ma non tanto per i video. Quest'anno che è stato messo qui è tutta un'altra cosa, è molto più semplice da spingere, la corsa è differente, non solo è più semplice da spingere quando noi siamo dietro alla videocamera, quindi quando noi riprendiamo qualche cosa sia con il pulsante sia con il pollice che con l'indice, ma è anche molto più comodo chiaramente quando ci vogliamo riprendere, come nella giornata di oggi che capita di fare un vlog o di riprendersi da soli, chiaramente il pulsantino qui è tutta un'altra cosa. Poi oltretutto ho notato che forse è stato leggermente inclinato un pochino più in basso il pulsante di accensione e spegnimento con il pulsante di scatto, ma una cosa che ho notato che fa tanto anche la differenza nel piccolo utilizzo quotidiano è anche la rotella qui davanti, che è stata leggermente inclinata, mi sembra un pochino di più rispetto alla 7.3 verso l'alto, e questo fa sì che è molto anche più comoda e molto più veloce da andare, da arrivare, da utilizzare con l'indice quando ce l'abbiamo nella presa classica. Secondo me è un fattore che forse molti non faranno caso, ma per chi la utilizza poi tutti i giorni sono quelle piccole cose che fanno davvero la differenza. È stato anche implementato la ghiera qui sopra dove controlla sempre l'esposizione di base, ma mi sembra che può essere anche personalizzata, ma è stato anche implementato il pulsante in modo tale da bloccare la ghiera e quindi non farla ruotare nel momento in cui la stiamo utilizzando. Se per sbaglio andiamo a cambiare qualche parametro che per noi è importante, così la andiamo a bloccare. Non ci sono più numeri da meno 3 a più 3, però comunque di base va sempre a controllare l'esposizione, ma poi è una cosa che possiamo cambiare. Poi di base mi è piaciuto proprio in linee generali anche il feedback dei pulsanti, un po' di tutti, ma in particolar modo di questi qui sopra, di questi qui davanti che sulla 7.3 erano molto incassati e delle volte erano difficili da spingere, e soprattutto di questo C3 e menu, e soprattutto menu, che è un pulsante che utilizzo tantissimo, è stato reso molto più veloce, molto anche più anche rapido il tasto, il feedback proprio del pulsante, la corsa è differente, molto molto meglio rispetto alla 7.3. Poi è stato anche cambiato leggermente il joystick, secondo me molto meglio questo qui, anche più scivola di meno, quindi è più controllabile. E poi per non parlare chiaramente, non finirò mai di ripetervelo, del display, che secondo me rispetto alla 7.3 e per chi viene come me da una camera dove aveva il display che si girava solamente verso l'alto o verso il basso, questo veramente ragazzi è un passo in avanti notevole, ma tanto, non solo per fare video da soli ma anche quando dobbiamo fare video agli altri o comunque dobbiamo riprendere qualcosa noi, se siamo dietro alla videocamera è molto più flessibile, abbiamo sempre la scena sotto controllo ovunque noi ci troviamo, ma perfino per fare le foto, per esempio oggi mi è capitato di fare alcune foto
diciamo in verticale al raso con il suolo, quasi a terra con il pavimento. Da qui possiamo sempre controllare cosa stiamo inquadrando, perché possiamo ruotare così il display, mentre sulla 7.3 purtroppo questo qui non era possibile, perché dovevamo fare un po' ad occhio oppure abbassarci, quasi spiaccicarci per terra, perché comunque non avevamo la possibilità di vedere, di avere la visuale chiara di quello su cui stavamo scattando e quello che stavamo inquadrando. Oltretutto poi è anche molto più comodo e anche molto più sicuro in viaggio il display che si va a girare e si mette verso l'interno, così da non graffiarlo, seppur ci sono poi le protezioni, però comunque è sempre una cosa in più. E poi altro punto a favore che vi ho fatto vedere al volo prima, era aperto solamente questo qui per quanto riguarda il microfono, sono gli sportellini. Adesso sono stati ripensati, adesso si aprono tutti lateralmente, tutti verso l'esterno, e secondo me sono molto più puliti, sono sicuramente anche molto più solidi, perché sulla 7.3 per esempio c'erano i sportellini che una volta aperti penzolavano, ciondolavano verso il basso ed era una cosa scomodissima, oltre che brutta. Delle volte andavano anche a creare, quando andavano a penzolare verso il basso, andavano a creare degli spessori sugli attacchi più sotto, e quindi a volte rimaneva anche difficile andare ad attaccare i cavi. Invece adesso è molto più pulito, molto più semplice anche da aprire, molto più semplice da richiudere, e soprattutto hanno un'altra qualità costruttiva, sono anche molto più solidi. Poi oltretutto il grip, comunque, come ho fatto vedere prima, è migliorato tantissimo la presa. Qui dentro il grip è una cosa che sto apprezzando tantissimo oggi, soprattutto perché la sto utilizzando per lo più a mano libera. Mi piace anche il fatto che qui sotto è stata preservata la stessa identica batteria della 7.3. Da una parte avrei preferito una batteria leggermente più performante, leggermente più grande, però dall'altra, se venite come me dalla 7.3 e vi sono rimaste delle batterie in più, le potete tranquillamente utilizzare. Le potete utilizzare anche se non vi farà vedere la percentuale di batteria. Adesso vi accendo il display così vi faccio vedere una cosa. Non vi farà vedere la percentuale di batteria, ma bensì solamente l'iconcina qui della batteria, che chiaramente poi scenderà man mano che si va a consumare la batteria, quindi avete sempre modo di vedere la percentuale di batteria rimanente, ma purtroppo non abbiamo la percentuale appare solamente con le batterie originali, però comunque va bene, perché è possibile sempre sfruttarle. E poi altra cosa importantissima che volevo solamente far vedere al volo, che ho apprezzato non sapete quanto, il menu. Finalmente ragazzi, il menu è stato rifatto, è stato riproposto, è stato un attimo resettato totalmente, sono state anche secondo me anche ritradotte un pochino meglio, e alcune frasi, alcune parole sono state punteggiate, puntate meglio, prima erano veramente incomprensibili, e secondo me sono state anche riordinate alcune voci nei menu più adeguati. È molto più semplice, molto più intuitivo, molto più veloce anche da andare a consultare, da andare anche proprio a utilizzare. È stata aggiornata anche l'applicazione per Android e per iOS per scambiare le foto, per passare le foto dalla fotocamera al telefono, è stata fatta anche molto meglio, si connette molto più velocemente con la camera, specialmente con questa A7 IV, ed è molto molto più flessibile, e poi soprattutto è anche più veloce nel passare i dati. L'unico neo, prima che mi scordavo, che ho trovato durante la giornata di oggi, durante questo utilizzo, è questa qui, è la ghiera che fa passare e fa switchare da foto a video a SEQ. Perché? Perché in pratica noi dobbiamo andare a spingere il pulsantino qua davanti per farlo ruotare. E non è tanto questo, quanto questo qui lo apprezzo perché è per la sicurezza, ma per il fattore che quando lo andiamo a ruotare, se non siamo attenti per passare da foto a video, con un attimo si passa a SQ, perché comunque non c'è un vero e proprio click di fine corsa quando arriviamo a video, quindi si passa velocemente da una parte a un'altra. Avrei preferito S e Q da un'altra parte, qui sopra sulla ghiera o su un altro pulsante, e avere qui sotto solamente lo switch tra foto e video, così sapevamo che tutta a sinistra era foto, tutta a destra era video. Invece qui dobbiamo stare attenti quando stiamo lavorando, siamo in velocità, ecco, qui dovete fare un pochino di attenzione, perché altrimenti si passa da una parte a un'altra e non si passa a video, ma si salta a video, si va da fotocamera a S e Q. Questo è l'unico piccolo neo riscontrato, per il resto per adesso è davvero una gran bella camera. Questa in pratica ragazzi è una libreria dove sono andato a comprare dei libri prima di Natale, prima di scendere, ma guardate che bello da sopra, che giardino che ha all'interno. E se venite, se capitate a Miami, passate per Coral Gables e venite a questa libreria, si chiama Books and Books. È davvero bellissimo. Adesso non rende da fuori, ma dentro è veramente particolare, molto bella. Ha il caffè non solo qua, ma anche qui, su tutta questa zona qui, e tutta la caffetteria è davvero bellissima, proprio come è fatta all'interno a livello di design e architettura, un po' come le classiche librerie di una volta.
ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo vlog e anche di questa giornata. Spero che vi sia piaciuto questo tour, spero che vi sia piaciuta anche questa parte di Coral Gable e la villa che vi ho fatto vedere questa mattina a Biscaglia. Diciamo che questo video voleva essere un po' un vlog, un misto fra anche un primo approccio a questa camera. Come avete sicuramente capito, questo qui non è stato e non voleva essere una recensione tecnica, una recensione dedicata solamente alla fotocamera, ma come ho detto voleva essere un primo approccio, un po' aprirla, accenderla e fare il primo video per vedere anche un po' come andava, no? Non sempre tutti si possono permettere il video in manuale, specialmente anche in questi casi come vlog, delle volte non mi va di registrare tutto in log e poi passare alla color correction per andare a modificare tutti i colori. So che da lì si possono tirare fuori molte più cose, molte più informazioni, anche molti più dettagli, le luci, però delle volte mi piace accendere la camera e iniziare a registrare senza pensare che poi devo passare ore in post-produzione. E questo penso che sia una cosa che forse abbiamo in comune con tanti, no? Delle volte per fare un vlog veloce si apre la camera e si accende. Ecco, questo qui vuole essere un po' l'obiettivo del mio video, vuole essere un po' un primo approccio a questa camera per vedere come si comportava la messa a fuoco, le luci, anche vedere come si comporta in automatico rispetto al precedente modello, vedere anche un po' come si comporta l'autofocus e tutte queste caratteristiche. Poi è chiaro che ci sono tanti altri temi di cui parlare di questa camera, ma fatemi sapere adesso voi se siete interessati a una recensione più tecnica, completa, dove vi faccio vedere come proprio funziona all'interno la camera, tutte le varie opzioni e impostazioni, anche gli F-Log, anche i profili colore, tutto quanto quello che concerne, diciamo, a livello tecnico una fotocamera. Ecco, una cosa molto buona e interessante di questa camera rispetto al precedente modello sono le opzioni, sono i menu. Finalmente i menu sono stati aggiornati, sono stati tradotti un pochino meglio, soprattutto alcune opzioni non sono più puntate come erano sulla 7.3, perché erano veramente delle volte impossibili da capire. Per chi come me veniva prima da una Canon o viene da un'altra camera di un altro brand, è veramente, non dico incomprensibile, ma quasi, il menu della 7.3, quello è stato sempre un grande neo delle camere precedenti di Sony. Finalmente però quest'anno dalla 7.4 si sono aggiornati, o mi sembra che c'è anche una camera che è stata aggiornata prima della 7.4, però finalmente abbiamo un menu nuovo, fatto bene, a colori, preciso, ordinato anche per come è stato settato e per come è stato anche impostato. Anche nelle varie funzioni sono più semplici da andare a prendere, da andare a capire, oltre al fatto che poi, come dicevo prima, le punteggiature dei nomi sono molto più comprensibili e sono molto più facili proprio anche da capire che cosa vuol dire un determinato parametro o una determinata opzione. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Se vi è piaciuto questo video, ragazzi, mi raccomando, un bel like, mi fa sempre molto piacere, e se vi piacciono questi tipi di video, mi raccomando, oltre al like, iscrivetevi al canale, perché sicuramente, oltre alle recensioni complete di vari accessori, smartphone, gadget e quant'altro, sicuramente continuerò a portare anche questi tipi di video, in modo tale che, visto che ci sono, che ho la possibilità di stare qui, di farmi questa esperienza qui in Florida, a Miami, beh, perché non andare a visitare insieme anche qualche altro posto che non avrò poi la possibilità una volta che me ne vado da qui, e di farvelo vedere anche a voi. E quindi ecco perché vorrei unire un po' le recensioni con questi tipi di vlog. Comunque, detto questo, ragazzi, noi ci vediamo sicuramente alla prossima video recensione. Da Andrea Misgaggia, Pier Giorgio, buona giornata a tutti e grazie ancora.